Quindi quando vedete un arbitro arrabbiato, se uno che già arriva al campo arrabbiato, sono queste le cose che dovete segnalare, perché nessuno si deve permettere di venire al vostro campo a fare una vostra partita già arrabbiato. Queste sono le cose da segnalare, non le urla per un rigore sì o un rigore no. E vi assicuro che queste voci sono molto ascoltate. Se invece uno si arrabbia durante la partita, lo sta facendo per voi. E quindi, abbiamo detto prima, dovete collegare il cuore, il senso della libertà di correre, al cervello. Mi sta dicendo che mi sto schiantando, quindi devo pensarci. Quindi il genitore che è in tribuna deve anch'esso pensarci. Perché io ho mio figlio che gioca, per noi è nostro figlio, per l'arbitro è uno dei ragazzi, tanti ragazzi che vede. Quindi ancor mia è più la preoccupazione, dico, ma se questo si sta arrabbiando perché mio figlio si può schiantare, e caspita, io devo mettere in atto tutto quello che può comportare perché quel treno vada a destinazione. E vi assicuro, non è quello di urlare. Per cui, ecco, cosa fanno in questi tre allenamenti? Fanno soprattutto, ecco, preparazione atletica, curando la corsa, una potenza aerobica, perché devono avere veramente qualità da poter correre dall'inizio alla fine. Vedete che i tempi sono 90 minuti, ma non finiscono nei 90 minuti, cioè l'extra time che porta ad avere concentrazione e attenzione fino alla fine. Si sviluppa la forza, si sviluppa la velocità, ecco, tutte quelle qualità fisiche che permettono di stare al passo. Per cui fanno dei grossi sacrifici, considerando il fatto, anche questo lo sapete o non lo sapete, sono persone che hanno un loro lavoro, non sono professionisti dell'arbitraggio, ecco, non è che guadagnano di arbitraggio, hanno un loro lavoro, per cui tolgono spazio anche al loro lavoro. La pausa pranzo, che è il momento in cui ci alleniamo, la sfruttano per allenarsi, e quindi capite quanto sacrificio c'è dietro a questa attività, che porta soddisfazioni sicuro, ma porta del sacrificio. Per giocare a calcio non è sufficiente apprendere solo la tecnica, ma bisogna mettere in campo tutte quelle cose che i ragazzi ci dicono ogni giorno. Noi pensiamo che il compito dei genitori è sostenere, incitare, evidenziare, applaudire che un ragazzo si ci ha messo la grinta e ha perso 2-0, non è colpa dell'arbitro. Vuol dire che in quel momento quella squadra è in quella situazione che forse può migliorare. Però nel calcio, come nel campo educativo, mi è piaciuto tantissimo che Fabio ha inserito l'aspetto educativo in oratorio, ci vuole tanto tempo. Semino oggi per raccogliere fra 5, 10, 15 anni.